Allora, se queste sono le caratteristiche in cui ci dobbiamo muovere, capite voi stesse che è importante avere degli obiettivi immediati, farci vedere, farci sentire, è inutile da fare, noi non ce l'abbiamo tra televisione, quindi dobbiamo lavorare di gomito. Allora, scusatemi un attimo che parlo al popolo dell'Italia dei valori. Mi dispiace, ma sono 3 mesi che vi aspettano duri. È vero o non è vero che avete già ricevuto il pacchettino dono con i moduli per il referendum e il libretto delle istruzioni? E allora dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Nei prossimi giorni, in ogni sede provinciale, in ogni sede regionale, in tutti quelli che ci chiedono, troverete il cosiddetto kit, dove ogni regione ha già indicato, avete già ricevuto tutti una lettera che vi hanno detto regione per regione qual è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Per l'amore di Dio, insieme a noi ci sono anche altri, ma raccogliamone noi 500.000 firme e poi vediamo che l'obiettivo lo raggiungeremo. Quindi dal 12 ottobre, mi raccomando, prima facciamo meglio è, tenendo conto che poi c'è Natale e Capodanno, cerchiamo di farlo già con il regalo per i cittadini italiani in casa, anzi in Cassazione, perché quella ci dà la possibilità di poter dire che abbiamo fatto un fatto concreto. E io sono convinto che quando quelle firme saranno raccolte, beh, anche le alleanze saranno più possibili farle, perché su quei temi ci dovremo confrontare, perché su quei temi i cittadini italiani oggi vogliono loro poter dare una risposta e non ci accusino di fare populismo. Il referendum è democrazia, non è populismo, l'ho già detto e lo ripeto. Noi ci avviamo quindi a chiudere questa 3 giorni ed io mi avvio alla chiusura del mio discorso con questa sintesi. Dobbiamo essere orgogliosi di essere dell'Italia dei valori, perché ci siamo fatti da soli, ci siamo costruiti da soli, abbiamo rappresentato una parte del paese che ha creduto nella legalità e vogliamo continuare a rappresentarla, che crede la legalità come fattore di sviluppo, come primo fattore di sviluppo. Abbiamo rappresentato e rappresentiamo il paese come una classe dirigente che ha sente la responsabilità non solo di protestare, perché è troppo facile dire male degli altri. Dobbiamo anche assumere la responsabilità se noi sappiamo fare quel che agli altri rimproveriamo e che non sanno fare. E lo stiamo facendo con tanta umiltà e con tanta voglia di apprendere ogni giorno. Oggi andiamo fuori da questa assemblea di Vasto ancora più convinti che possiamo rappresentare nella prossima legislatura un governo che quel che ci siamo promessi di fare possiamo fare. Qualunque sia la legge elettorale, ci si rende conto che, e dobbiamo chiedere ai cittadini di darci quella forza necessaria non solo per stare in coalizione, ma per far sentire il peso del nostro programma in coalizione. Perché io ci sono stato nella coalizione dell'ultimo governo Prodi, però mi hanno detto tu occupati delle strade, perché... Io me lo ricordo quella sera quando siamo stati chiamati subito dopo, chi fa cosa? Di Pietro la giustizia no, dovesse funzionare. E allora ci hanno messo Mastella. Quindi noi dobbiamo avere la forza di stare dentro le istituzioni per far sentire la forza del nostro programma, ma per far sentire la forza del nostro programma dobbiamo chiedere ai cittadini di darci forza, non dobbiamo vergognarci di quel che siamo, di quel che rappresentiamo. Essere dell'Italia dei valori adesso non è più essere un fan di Di Pietro, e oggi essere un cittadino d'Europa che vale per quel che è lui, per quel che sa fare lui, per come viene rispettato lui nel territorio. Noi questo chiediamo, si passi dal momento in cui si è costruito un partito come forma di reazione, sta succedendo a Grillo adesso, a un momento in cui i cittadini devono vedere nell'Italia dei valori un partito che rappresenta un'alternativa,
alle politiche del governo. Questa forza politica che diventi e che possa diventare al più presto una forza che nel territorio diventa un punto di riferimento per i cittadini, perché credono in noi. Ecco, per credere in noi dobbiamo avere anche la forza di buttare via qualche mala marcia da noi. E allora lo faremo, ognuno ai propri livelli, senza chiusure, senza doverci rinchiudere in se stessi. Ma vi prego, sentitevi orgogliosi, non date retta a quelli che dicono: ma l'Italia dei valori offende il capo dello Stato. Ma chi lo offende il capo dello Stato? No, come diceva Luigi, vogliamo la verità. La verità è la miseria. Ricercare la verità non è un'offesa, offende chi, e non mi sto riferendo certo al capo dello Stato, offende chi nasconde la verità. E l'Italia dei misteri è piena. È questa che noi vogliamo disvelare. Quindi vi prego, cerchiamo di andare a questo appuntamento elettorale con il coraggio di chi sente di potercela fare. Io tutti i giorni leggo: ma l'Italia dei valori è isolata. Dimostriamo il contrario, con il referendum innanzitutto, con il nostro impegno quotidiano, con la nostra apertura al mondo esterno, e poi nei prossimi anni, in quella prossima legislatura, attraverso questo accordo che abbiamo fatto in Europa, che tutte le altre forze politiche avete sentito questa mattina, noi possiamo diventare, far parte di un'area riformista e liberale europea che diventerà il punto di riferimento per la guida d'Europa. E di questo dobbiamo essere orgogliosi. Altro che solo Italia dei valori che sta sola. Noi stiamo soli e vogliamo stare soli con milioni di cittadini che credono in noi, possono avere fiducia in noi, e noi per averla quella fiducia ce la vogliamo e ce la dobbiamo meritare. Grazie, al prossimo appuntamento.